Principi per attori, vorrei una platea di re per spettatori e fare dei miei spettacoli una grande, ricca e immensa rappresentazione. Mi vedeste allora agire qui come davvero Otello, il bellicoso moro, nel portamento simile a un Marte. Voi vedreste schiere di comparse, imperiose. Voi vedreste il teatro, signore e signori, in tutta la sua magnificenza. E che non abbiamo i mezzi. Perdonate dunque, carissimi signori, se le nostre anguste e disadorne menti osano presentare un sì grandioso argomento, il teatro, di una sacrilega disadorna veste come quella che indosso. Ma che dire, la crisi riduce i mezzi però. L'immaginazione non conosce la parola crisi. Immaginiamo dunque, carissimi signori, che non basta essere un omino con un cappello bizzarro che giri i bar di Milano nella notte in mezzo a un sacco di musici